io penso che un regista abbia anche, come dire, il diritto di partecipare alla creazione musicale, non si può essere così rigidi. Io ho detto nel suo libro, quindi se io non gli ho più dato fiducia, e non è vero, cioè secondo me che non gli ho più dato fiducia. E allora che dice nel libro che quando un musicista sente che il regista non dà fiducia, lui non può lavorare più. Io non è questo, io penso che invece è un più di fiducia il partecipare, il dire la propria, discutere, così. E arrivo a dire, io arrivo addirittura a un estremo, adesso ti farà ridere, io penso addirittura che il regista dovrebbe avere una percentuale delle cose, perché se tu, cosa questo che fai il mestiere, infatti non c'è musicista che può lavorare con me, nessuno fa un film e poi smetto, perché dico questa cosa? Perché il musicista non compie un atto creativo da solo. Lo compie perché il regista gli fornisce del materiale, no? Quindi dovrebbe essere, secondo me, in un certo senso, un coautore della musica. Cosa che questo fa investire in qualsiasi musicista, però per quale ragione un musicista dovrebbe essere un corpo così estraneo rispetto a un film? Non lo è il direttore della fotografia, non lo è lo scenografo, non lo è il costumista. Nessun collaboratore del film è estraneo all'atto creativo. Il musicista è l'unico che invece è, ripeto, un corpo estraneo. Secondo me questo è sbagliato. Infatti, secondo me, le musiche di un film non dovrebbero andare in giro a fare la pubblicità della saponetta, per esempio. Dovrebbero restare solo per il film, no? E questo discorso purtroppo non trova ancora molto consenso. Di solito le musiche Ennio li scriveva dopo fine delle riprese, già in montato, aver visto il film, o invece cominciava a scrivere a monte discutendo del contenuto del film senza averlo ancora visto? Non so, con me nasceva sempre dopo aver visto il film, almeno il primo montaggio, però può darsi anche che si possa, che un recitatore possa fare anche prima, leggendo la sceneggiatura. Non so, mi risulta che Nino Rota con Fellini leggeva il copione e faceva le musiche, quindi è possibile anche questo. Te dopo? Sì, io sempre successo dopo. E il film, ci sono dei momenti in cui interviene la musica, altri no, ovviamente quando ci sono i dialoghi non può esserci anche la musica dietro il dialogo. Questo sei tu a definirlo, il momento in cui deve apparire la musica? No, io penso di no, io penso che il musicista deve fare lui delle proposte, ma comunque Ennio è sempre stato molto preciso, lui sapeva bene dove mettere la musica, una tale esperienza. Ho letto che ha fatto più di 500 film, quindi un'esperienza gigantesca. No, io non ho mai detto metti qui, togli lì, no, questo no, cioè, era sempre lui a proporre dove inserire le musiche. E ci sono film in cui la presenza della musica è più importante o più o meno è sempre la stessa nei vari film che hai fatto con lui? O ce n'è uno o due nel quale la musica... Ma io penso che la musica di Ennio sia una componente essenziale dei film che ho fatto io. Sinceramente ho lavorato con tanti musicisti dopo Ennio, te lo chiedevo, però devo dire che come dire, la cifra di Ennio è difficile che ci sia qualcuno capace di riprodurla. Io penso che noi abbiamo due veri geni della musica, Nino Rota e Ennio Morricone. Non mi sembra che dopo Ennio sia venuto qualcuno di tale capacità espressiva. Forse arriverà, però non. Del resto, anche se tu vai in giro per il mondo e chiedi chi sono gli autori di musiche da film, ti dicono tutti Ennio Morricone, Nino Rota, pochi conoscono gli altri.
conoscenza. Forse non hanno avuto, forse magari i film che abbiamo fatto noi dopo Fellini, dopo il grande autore, forse non sono stati all'altezza della composizione musicale. Non so, però mi chiedo come mai dopo Ennio non abbiamo dei musicisti di così tanta capacità. Forse ci sarà una ragione, perché forse è colpa di Leggenti, non lo so. Bisogna pensarci sopra e riflettere. Ma quando dunque non avete litigato, avete deciso di non lavorare più insieme? Devo dire che non ci siamo più visti, infatti io speravo di incontrarlo qua. Se avessi saputo che stava solo un giorno sarei venuto prima. E sì, non è stata una bella separazione. Anche perché lui dice in questo libro che io non gli ho dato fiducia, non è così, non è vero. Mi dispiace che lui pensi questo. A me che forse aveva avuto modo di separarsi di un regista con il quale aveva scritto almeno 6-7 film insieme. Però dice che c'è un altro regista con cui ha avuto questo problema, che è Joffé, quello di Mission, che a un certo punto anche con Joffé si è sentito poco, come dire, ha sentito poco fiducia e non ha voluto fare un film successivo.